Salve a tutti amici della Motor Valley, benvenuti all'appuntamento con le fargelle del Gran Premio di Turchia, un'altra gara bagnata, un'altra gara interessante di un mondiale di Formula 1 sempre più appassionante. Quindi comincio subito a dare i voti, partendo come sempre dal fondo della griglia. Voto 4 per Nikita Mazepin, il russo non ha mai dato sprazzi di vitalità in tutto il weekend e mi è sembrato anche abbastanza a disagio. Voto 6 invece per il suo compagno Mick Schumacher, che ha subito la tamponata di Alonso, non se lo meritava proprio, e ci aveva fatto vedere qualcosa di buono in prova con una 14ª posizione, che è un buon punto di partenza per le prossime gare. Passiamo all'Alfa Romeo. Voto 5 per Kimi Raikkonen, ha sempre trotterellato alle spalle del compagno di squadra, quell'Antonio Giovinazzi. Voto 6 per il pugliese, che almeno ci ha provato ad entrare in zona punti. Per la Williams, voto 5 per Nicolas Latifi, che non abbiamo mai visto per tutta la gara, e altrettanto per il suo compagno George Russell, che è stato molto più opaco rispetto alle ultime prestazioni, ma ha avuto l'unico merito di precedere il compagno di squadra, ma quello è il minimo sindacale. Per quanto riguarda le Aston Martin, voto 7 per Lance Stroll, che ha sempre preceduto. Ha sempre preceduto Sebastian Vettel per tutto il fine settimana, dimostrando di essere comunque un pilota sensibile nelle condizioni di viscido, e alla fine è chiuso in zona punti. Voto 4 invece per Vettel. Vero, la sua gara è stata rovinata da una strategia scellerata nel montare le gomme slick quando non era il momento, però è anche vero che se è successo significa che non aveva più nulla da perdere perché era già troppo indietro e fuori dalla zona punti. Andiamo in zona Motor Valley con Alfa Tauri. Voto 6 per Yuki Tsunoda. Sì, è vero, ha chiuso 14esimo e ha buttato via la zona punti per un suo errore, però quei giri in cui ha impegnato allo spasimo Lewis Hamilton, che solo dando fondo alla sua grande classe è riuscito a sopravanzarlo, ci ha fatto vedere che il giapponese, se è lì con la testa, può sicuramente offrirci qualche bella prestazione. Speriamo bene. Voto 8 invece per il suo compagno Pierre Gasly, che sì, è vero, è stato penalizzato, i 5 secondi di penalità che ha avuto per il contatto con Alonso al via, dove effettivamente non era stato chiuso da Perez, quindi è stato un suo errore. Però dicevo, questi 5 secondi gli hanno fatto perdere la quinta posizione, ma resta comunque l'ottima prestazione complessiva del pilota francese. Parliamo di Francia, andiamo in casa Alpine. Voto 6 per Esteban Ocon. Non lo si è mai visto, è sempre stato bene alle spalle di Alonso, però è anche vero che alla fine è stato molto accorto nel gestire le gomme, è riuscito a non fermarsi mai per tutta la gara, e ciò non succedeva addirittura dal Gran Premio di Monaco del 1997 con Mika Salo. Per chi è appassionato di statistiche può andare a controllare, e alla fine questo gli ha portato un punticino per la causa sua e quella dell'Alpine. Male invece il suo compagno di squadra Fernando Alonso. Voto 3 per lo spagnolo, che aveva fatto un'ottima prestazione in prova, era quinto, poteva fare un'ottima gara dando fondo alla sua esperienza, e invece dopo il contatto con Gasly ha perso completamente la testa, ha tamponato lui l'incolpevole Mick Schumacher, anche per lui 5 secondi di penalità e una gara anonima nelle ultime posizioni. Male. Parliamo della Ferrari, quindi ancora Motor Valley. Voto 8 per Carlos Sainz, che ha offerto un'altra prestazione molto solida. Mi è piaciuto molto lo spagnolo, che è ancora davanti per solo mezzo punto in classifica mondiale rispetto al compagno Leclerc. Alla fine ha chiuso ottavo e poteva andargli molto meglio, vista anche la sosta da 8 secondi che ha avuto al momento del cambio gomme. Però in gara ci ha offerto delle belle prestazioni, bellissimi sorpassi, quindi una gara solida dove purtroppo con la sostituzione della Power Unit non poteva fare molto di più. Per quanto riguarda Leclerc, anche per lui voto 8. Bravo in prova, bravo anche in gara. Certo, si fa sempre presto a parlare dopo. La strategia della Ferrari però è stata molto molto rischiosa. Si è preferito rischiare un'utopica vittoria, perdendo così la possibilità di fare un podio molto molto più molto molto più vicino alla realtà. In ogni caso, ciò non toglie nulla alla prestazione di Leclerc, che si sa, piuttosto che un terzo posto, mira a vincere. Alla fine ha chiuso quarto. Certo, quei 3 punti in più nella lotta serrata con la McLaren in classifica costruttori potevano essere utili. Se saranno decisivi, lo vedremo solo alla fine di questo campionato. Abbiamo detto McLaren, voto 4 per Daniel Ricciardo. Vero, anche per lui strategia sbagliata nella sosta per il cambio gomme per montare il secondo set intermedie, però è anche vero che si era classificato 18esimo, quindi è ovvio che nel momento in cui non hai nulla da perdere diventi anche la cavia per la squadra, quindi chi è causa del suo mal deve piangere se stesso. Voto 6 invece per il suo compagno Lando Norris, che ha fatto una gara tutto sommato anonima, settima
è partito, settimo è arrivato, però alla fine ancora una volta i punti in casa McLaren li porta lui. Per quanto riguarda i Tori Red Bull, voto 8 per Sergio Perez, che sì, in prova continua a non essere un fulmine visto che è partito sesto, però in gara ha di nuovo offerto i pezzi forti del suo repertorio, ovvero gestione gomme e una lotta bellissima con Lewis Hamilton, concludendo il tutto con un bel podio artigliato con un sorpasso ai danni di Charles Leclerc, che non aveva ancora le gomme in temperatura. Voto 9 invece per Max Verstappen, che si sta dimostrando un ottimo ragioniere, visto che era difficile lottare con Bottas, e quindi è andato sicuro in una seconda posizione che gli permette di tornare in testa al campionato del mondo. Sta dimostrando di usare la testa e questo è fondamentale per chi vuole cingersi di alloro alla fine dell'anno. Rimane la Mercedes, voto 9 per Lewis Hamilton, che sapevamo tutti partiva con 10 posizioni di penalità in griglia. È stato molto abile nel rimontare anche nelle situazioni difficili, vedi il discorso di prima di Tsunoda, ma alla fine lui voleva rischiare, aveva richiesto espressamente alla squadra di non sostituire le gomme o al massimo sostituirle con un treno di slick soft. Alla fine la squadra lo ha chiamato tardi e gli ha montato delle gomme intermedie, tanto che poi gli ha chiesto scusa. Questo lo ha portato a chiudere quinto e ad avere 6 punti di distacco da Verstappen in un mondiale dove ogni mezzo punto, perché abbiamo anche i mezzi punti quest'anno, potrebbe essere decisivo. Quindi era davvero arrabbiato, come dite voi. Chiudiamo con il vincitore, Valtteri Bottas, il tanto vituperato finlandese della Mercedes. Alla fine ha fatto quello che doveva fare: pole, vittoria, giro veloce. Gli si poteva chiedere di più? No, forse potrebbe anche essere un ottimo commiato dalla scuderia di Toto Wolff. In ogni caso, io vi do appuntamento con le fargelle tra 2 settimane con i voti del Gran Premio degli Stati Uniti. Quindi un saluto a tutti, amici della Motor Valley. È sempre piacere sul gas.